Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come configurare le riceventi FlySky nel Flight Controller KISS iFlight. In questo video userò una X6B, ma il procedimento è lo stesso per tutte le riceventi FlySky che supportano il protocollo iBus, come la IA6B, la 8S, la FLI14, eccetera. L'importante è collegare la ricevente utilizzando i fili alimentazione, terra e cavo segnale iBus. Per quanto riguarda la radio, se avete una FS6 è necessario che questa sia aggiornata con il firmware a 14 canali. In descrizione trovate il mio tutorial per fare l'upgrade del firmware. Adesso andiamo in System. Scendiamo verso il basso fino a trovare RX Setup. Andiamo in PPM Output e assicuriamoci che sia selezionato SBUS PPM. Per la FlySky X6 non è necessario aggiornare il firmware, tuttavia vi consiglio di farlo per utilizzare l'USD del Flight Controller. Il tutorial, come sempre, è linkato in descrizione. Quindi andiamo in System. Scorriamo verso il basso fino a trovare RX Setup. Andiamo su Output Mode e assicuriamoci che PPM ed SBUS siano selezionati. Sui radiocomandi abbiamo finito, passiamo alla scheda. Colleghiamo alimentazione terra in questi due pad grandi, poi il cavo segnale in questo pad. Si tratta del TX2. Avviamo la KISS GUI e clicchiamo su Connetti. In Receiver scegliamo Futaba SBUS. Poi salviamo. Adesso andiamo in Data Output per provare la FlySky. Perfetto, è tutto a posto. Vi ricordo che per far funzionare la ricevente dovete collegare la batteria LiPo al Flight Controller. Infatti, solo il cavo USB collegato non è sufficiente per far funzionare la ricevente. Questo era il mio tutorial su come collegare le riceventi FlySky nel Flight Controller KISS iFlight. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.